intenso contro una squadra che, come ha detto anche Rocero Magli, da Firenze in avanti si è messa a correre. Sì, è stata una partita molto dura fin dall'inizio. E loro, ovviamente, parlando di loro, non sono la squadra che è arrivata alle Final Eight di Coppa Italia, ma sono una squadra molto migliore e stasera ha dimostrato per un'altra partita, già due o tre partite che giocano in questa maniera. Noi abbiamo fatto fatica contro la loro fisicità, soprattutto nei lunghi, la loro capacità di metterci, di raddoppiarci spesso. Però nonostante siamo partiti male, siamo sempre stati lì. Andando sotto di 10-15 punti non abbiamo mollato, siamo tornati nei secondi due tempi e questa è la cosa sicuramente positiva e adesso accettiamo, prendiamo questa sconfitta e andiamo avanti sapendo che non siamo ancora al loro livello in questo momento e, però si va avanti, si lavora duro, si guarda le cose da migliorare e ci aspettano delle belle finali adesso da qui alla fine del campionato, quindi ci aspetta un bel periodo. Alessandro Mossini. Chiedo a te se fai una richiesta al coach, cioè, è fuori facile, effettivamente è così. Quanto di rompe non essere mai tornati veramente a contatto in quelle 4-5 possessi sul meno 7 nell'ultimo quarto? Lì rode perché sai che puoi riprendere la partita in mano, tornando al meno 4 e cambia tutto, metti più pressione a Milano che sa di non poter sbagliare il possesso in attacco successivo, purtroppo non siamo riusciti e questo lo sappiamo noi, l'avete visto voi, quindi rode comunque. Venite da alcuni risultati negativi, la Coppa Italia in avanti, però venite da prestazioni comunque confortanti, vedete oggi insomma. Nella testa di un giocatore quanto incide la prestazione positiva a fronte di un risultato negativo? Sia voi nel corso di questa fase di stagione importante, chiave, tutto quello che volete per arrivare ai playoff, eccetera, in questo momento vi pesano più le sconfitte o comunque guardate con più importanza alla prestazione che avete fatto anche a fronte di queste sconfitte? Ma no, guardiamo in primis alla vittoria o alla sconfitta, quindi è quello che conta. Poi è ovvio che se arriva con un tiro che se lo rifà 10 volte forse non entra manco una volta come a Venezia, c'è frustrazione, però ritorni in palestra con ancora più voglia perché sai di esserci a quel livello, sai di potertela giocare. E anche stasera, al di là del primo quarto, dei primi due tempi, siamo sempre stati lì. È ovvio che ci manca qualcosa per essere a primi in classifica, secondi in classifica, altrimenti saremo lì. C'è modo e modo di perdere, questo non c'è dubbio, però quello che conta alla fine, per come la vedo io, è che vinci o che perdi. A posto? Giovanni? Buonasera Pietro. Chiedo scusa adesso, di nuovo Milano, la nostra favorita, una sua sensazione, perché dalla Coppa Italia sembrava un certo tipo di situazione. Neurolega adesso? È tardi ma l'hanno rovesciato proprio sul discorso scudetto. Ma non lo so, Milano è così, adesso fa un mese così, poi magari fra due torna giù, ogni anno è un po' un punto di domanda. Sinceramente mi importa poco chi sia la favorita adesso lo scudetto, voglio concentrarmi e focalizzarmi su noi stessi che possiamo fare dei passi in avanti, ne abbiamo fatti tanti in questi mesi e sono convinto che possiamo continuare a farli. A posto? Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.